Ciao a tutti poracci, bentornati sul mio canale. Oggi finalmente si torna a fare un bel unboxing di quelli corposissimi perché ho deciso di rendervi partecipi dei miei ultimi acquisti videoludici. Questa volta sarà un video molto particolare perché non si tratterà solo di retro gaming, ma inoltre ho comprato parecchia roba e sono andato contro una delle mie regole base, ovvero ho comprato un po' a caso, accumulando titoli che magari non erano proprio delle prime scelte. No, nella mia testa è tutto giustificato, ha tutto un senso, non sono assolutamente acquisti a caso, ma sono curioso di sapere cosa ne pensate voi, ovviamente qua sotto nei commenti. Iniziamo subito perché si tratta di parecchi titoli, ma prima, come al solito, lo sapete, lasciate un like preventivo al video. E se siete nuovi, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Partiamo! Questa è la sigla dell'unboxing. Oh, partiamo da un bel gioco per PlayStation. Vi spoilerò, ragazzi, che oggi vedremo soltanto materiale relativo a console Sony e Nintendo. Partiamo dalla prima mitica PlayStation 1 con un gioco che ho recensito su questo canale, ma di cui nessuno probabilmente ha visto il video perché si tratta di uno dei primi esperimenti che ho fatto sul canale. È Bushido Blade, un picchiaduro super atipico, cioè da pulire la copertina. È un picchiaduro uno contro uno all'arma bianca, ma la cosa molto particolare del gioco è che non ci sono indicatori, non c'è una barra della vita, non c'è nulla e potenzialmente ogni colpo può essere fatale. C'è un sistema di danni localizzati sul corpo che potevano addirittura mutilare i giocatori e gli avversari, quindi magari colpendo un nemico al braccio quello iniziava ad avere difficoltà a tenere l'arma, colpendo le gambe iniziava a zoppicare, ma soprattutto si poteva uccidere l'avversario anche con un colpo solo, i match potevano finire istantaneamente. Un gioco molto particolare, sicuramente contro tendenza, è un esperimento più che un gioco vero e proprio, versione PAL dove c'è anche l'italiano, il manuale è corposissimo come piace a me e andiamo avanti. Altro gioco parecchio datato, questa volta in versione giapponese, Dragon Quest per Super Nintendo. Allora, la copertina l'avete riconosciuta sicuramente perché si tratta del character design di Akira Toriyama, autore di Dragon Ball, ma soprattutto l'avrete riconosciuto perché questa qua è una delle skin di eroe presente su Super Smash Bros. Ultimate. Questo gioco in realtà è la seconda versione del gioco originale che uscì per la prima volta qualche anno prima, mi sembra il 91, su Famicom e NES. In America fu conosciuto come Dragon Warrior, qui completo di tutto, condizioni perfette. Sicuramente non lo giocherò in questa versione, anche perché essendo la versione in giapponese, le scritte, come potete vedere al manuale, sono completamente in giapponese, ma avendolo pagato poco, era un'aggiunta che volevo assolutamente alla mia collezione, perché per Super Nintendo sto cercando di collezionare quanti più JRPG possibili. Tra l'altro, questa versione Enhanced uscì soltanto per Super Nintendo in Giappone, non uscì mai in Occidente, a differenza della prima versione che invece arrivò anche in America. Andando avanti, passiamo ora a una console, lo sapete, l'adoro. Qual è la console che adoro più di tutte? Il GameCube. Ho tre titoli che vanno a rinfoltire la mia già bella corposa collezione. Abbiamo Enter the Matrix, poi 1080 Snowboarding Avalanche e Wave Race Blue Storm. Allora, partiamo subito molto rapidamente con Enter the Matrix, un gioco che all'epoca bramai tantissimo, ma purtroppo si rivelò un po' una delusione cocente, così come fu almeno per me il secondo film di Matrix, che era Reloaded Revolutions, non ricordo, va bene. Comunque questo qua era in teoria un prodotto interessante perché doveva essere complementare alla narrativa raccontata nel film. E tra l'altro nel film si potevano trovare dei codici in delle inquadrature che potevano essere inseriti come password all'interno di questo. Era un gioco che prometteva di riportare la spettacolarità dell'azione di Matrix anche su console, uscì multipiattaforma, non era un'esclusiva GameCube, purtroppo ci riuscì relativamente, il sistema di controllo era un po' macchinoso, c'erano due protagonisti principali, quindi due storyline, ma alla fine il gioco non era neanche così longevo e c'erano un po' troppi bug. Peccato, fu un'occasione veramente sprecata e soprattutto immagino la delusione di chi lo comprò a prezzo pieno. Ma invece andando avanti, qua ve ne ho parlato recentemente nelle serie abbandonate da Nintendo, abbiamo due sportivi molto interessanti
esclusive per GameCube e sono anche i secondi capitoli di serie che hanno visto i loro albori su Nintendo 64. Si tratta di simulazioni di sport estremi basate su trick, ma a differenza dei giochi che andavano all'epoca come Tony Hawk, questi due esperimenti puntavano molto sul realismo e soprattutto erano difficilissimi. Personalmente non ho mai giocato 1080 Avalanche, che ve lo faccio vedere con il mini disco e il manuale, versione PAL ITA, triangolo blu, però mi ricordo molto bene Wave Race perché fu uno dei titoli di lancio del GameCube. E graficamente, ragazzi, all'epoca era pazzesco, era proprio pazzesco, era un benchmark delle potenzialità del cubetto, ma soprattutto proponeva una simulazione dell'acqua e delle onde che era una cosa che non si era mai vista prima e solo quello valeva l'acquisto del gioco. Purtroppo sono serie che sono state abbandonate, secondo me soprattutto oggi avrebbero un grande potenziale e Nintendo potrebbe riprenderle senza problemi. Attenzione, perché il gioco include il brano Choke dei Cauter Eyes, tratto dal CD So Far From Real, quando la Nintendo proprio non badava spese per il placement, va bene. A una delle mie console portatili preferite, che però non è Nintendo, e qui ragazzi gli acquisti mi sono un po' sfuggiti di mano, diciamo. Allora, ho un bel lottone PSP ed è composto dai seguenti giochi, ve li faccio più o meno in ordine. Allora, abbiamo il Tactics del Signore degli Anelli, preso questo veramente senza un motivo. Piace proprio l'idea di collezionare per PSP e si tratta di un GDR tattico alla Final Fantasy Tactics, per intenderci. Segue la narrativa del film. Sinceramente non sono neanche un grandissimo appassionato di Tolkien. L'ho preso proprio perché era incluso a una sciocchezza e sì, un po' me ne vergogno, un po' molto me ne vergogno, però vabbè, che ci volete fare? Proseguendo con i JRPG tattici, questa è una vera chicca perché si tratta di Popolo Croix, che è uscito penso nel 2005-2006 ed è un JRPG tattico semi sconosciuto che in realtà è una collection di tre giochi usciti originariamente su PlayStation, sulla prima, ma che non sono mai stati esportati all'infuori del Giappone. Quindi propone sostanzialmente tre capitoli di libri che sono tre narrative diverse ma interconnesse tra di loro, perché in realtà erano tre giochi a sé stanti. Il gioco è completo, in italiano al 100%. Questo sono molto curioso di provarlo e penso che appena avrò un attimo riprenderò la PSP proprio per giochicchiarlo e testare la sua bontà. Passiamo un attimo ai titoli in giapponese, senza senso proprio. Abbiamo Final Fantasy Type Zero, Shiki o qualcosa del genere, vediamo se riesce. Come potete ben leggere, come me saprete benissimo il giapponese. Perché l'ho preso? Senza un reale motivo. In realtà sono un grandissimo collezionista di Final Fantasy. Adoro questa serie, adoro gli artwork e cerco di recuperare più o meno tutto il materiale relativo. Questo è un episodio, tra l'altro, che non ho mai giocato e all'inizio doveva essere incluso nella collection della Fabula Nova Crystallis, ovvero in quei giochi che rientrano nell'universo narrativo che abbiamo visto nel 13° episodio. Questo ci rientra, ma relativamente, insomma è un po' un episodio apocrifo. È stato riportato su console di attuale generazione, ma su PSP non è mai uscito all'infuori del Giappone, quindi siccome l'ho pagato penso 2 euro ed è un'esclusiva, tra l'altro su doppio UMD, madonna, la PSP è una console assurda, mi fa impazzire, ho pensato potesse essere una buona aggiunta alla mia collezione. E in più voglio farvi un regalone, ragazzi, pazzesco. Avete anche... mi raccomando, mettete pausa perché potete scrinnare il codice per scaricare qualcosa, che non so cosa sia. Però ve lo regalo, è tutto vostro. Poi rimaniamo sempre su PSP, ma qui proprio prendiamo il volo, perché ho tre titoli della serie Monster Hunter. Li metto in ordine anche. Uno europeo italiano e due invece giapponesi. E qui, ragazzi, è un casino perché la serie Monster Hunter è difficilissima da seguire perché ne esistono 10.000 titoli in 10.000 versioni, riviste, corrette, rimasterizzazioni, porting. Non ci si capisce niente e tra l'altro non sono neanche un grandissimo esperto della serie. Però prima o poi la voglio iniziare a giocare seriamente e quindi devo avere tutti quanti i titoli a disposizione. Quello che vi posso dire è che il primo titolo di Monster Hunter uscito per PSP è questo Monster Hunter Freedom, sì, Freedom, che in realtà è una versione rivista e corretta di Monster Hunter G, che a sua volta era una versione rivista e corretta del primo Monster Hunter. Vabbè, quindi è, diciamo, è la versione portatile
del primo Monster Hunter. È in edizione italiana, completa di tutto, c'è il manuale, c'è l'UMD, ok? Che succede? Che in Occidente i titoli per PSP continuano a essere chiamati Freedom, mentre in Giappone mantengono la numerazione. Quindi in Giappone esce Monster Hunter Portable Second, che è il secondo episodio per PSP, di cui poi ce ne sarà una versione rivista e corretta che sarà chiamata Freedom Unite, credo, in Europa. E questa è la versione giapponese completa di tutto quanto. E poi invece Monster Hunter Portable Third, il terzo episodio, rimarrà confinato al Giappone. Quindi questa qua è un'esclusiva e ci può pure avere senso comprarla. E anche questa completa di tutto quanto. Sono giochi, ragazzi, che ovviamente non giocherò, non almeno in queste versioni, però non lo so, mi faceva piacere averli. Aiuto, ho un problema. Ma ragazzi, se siete arrivati a questo punto e pensate io abbia fatto degli acquisti compulsivi, tenetevi forte perché sto per sganciare delle bombe di nonsense veramente di altri tempi. Chi mi segue in live già avrà visto queste piccole anticipazioni. Tre titoli per Nintendo Switch. Pagati in totale, ci tengo a dirlo, metto subito le mani avanti, pagati in totale 16 euro. Quindi non giudicatemi. Tre titoli per Switch si prendono a 16 euro. Abbiamo il quarto episodio di Warriors Orochi. Cos'è Warriors Orochi? Boh, non lo so, no, scherzo. È un Musou, quindi come gli Hyrule Warriors per intenderci, ed è il crossover tra due serie della Koei, ovvero Dynasty Warriors, che è quella più famosa che ha inventato un po' il genere, e Samurai Warriors. È il quarto episodio, recentemente ne è uscita una versione rivista e corretta per console di attuale generazione, quindi per PlayStation 4 e Xbox One. E per chiudere, in bellezza, sì più o meno, ho preso per Nintendo Switch rullo di tamburi FIFA 18 e FIFA 19. Allora, non solo non sono un amante dei giochi calcistici, intanto mi nascondo dalla vergogna, ma tra l'altro qua stiamo parlando di due fetecchie di giochi proprio clamorose, perché la EA, almeno fino a ieri, non voleva supportare in nessun modo la console ibrida di Nintendo e quindi i suoi titoli sportivi di punta o non li porta proprio, oppure li portava in delle versioni indecorose e indecenti, senza contenuti. Alcuni addirittura sono delle, penso che il 19 sia una Legacy Edition, cioè sia semplicemente un aggiornamento delle rose sostanzialmente della versione 18, o forse è stato così per il passaggio tra il 19 e il 20. Comunque sono dei giochi non riusciti benissimo, ma soprattutto fatti col minimo sforzo e vengono venduti a prezzo pieno. L'ho pagati 3 euro l'uno, si può fare. Soprattutto il mio felicismo è quello di aumentare la collezione di Switch. Probabilmente questa qua è stata l'unica occasione in cui li avrei potuti comprare, quindi potrò finalmente impilarli e rendere ancora più grande la mia collezione di piccole custodie rosse e sono finalmente felice. Comunque ragazzi, in realtà i miei acquisti non si fermano qua, ma per questo video direi che è già abbastanza. Fatemi sapere nei commenti come chiamereste la mia malattia. E sono anche curioso di sapere se voi avete acquistato qualcosa in questo periodo. Ci sentiamo presto, ci vediamo presto, tanto ci sono tantissimi video in programma, ci vediamo anche su Twitch, mi raccomando, seguitemi anche là. Vi lascio tutti i link in descrizione, passate che vi voglio bene, vi aspetto nei commenti, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivando le notifiche, mi raccomando. Io sono il Poro Michele, compulsivo, ciao!